Luca Miniero. Benvenuto. Uno dei più importanti registi italiani. Buongiorno. Benvenuto Luca. Regista, il 1 febbraio uscirà nelle sale il suo nuovo film Sono Tornato, un film che insomma non poteva scegliere un momento più adatto per uscire. Di che parla? Beh, racconta il ritorno di Mussolini ai giorni nostri, appare a Piazza Andiamo Vittorio. Diretti sul punto. Questo è il punto. È la campagna elettorale che ci hanno messo durante l'uscita, non il contrario. Sono loro che hanno inserito la campagna elettorale. Guardiamo il trailer perché ci spiega tutto e poi ne parliamo. È stato il fondatore del fascismo, il capo del governo. L'italiano nuovissimo. E vostro nome? Benito Mussolini. Il mio obiettivo è di viaggiare per l'Italia e di riconquistarla. Sareste d'accordo su una dittatura? Ma una dittatura libera, però. Una dittatura non troppo dittatura. Un partito solo. Massimo due. Lasciatemi andare con la chitarra in mano. Eravate un popolo di analfabeti. Dopo 80 anni torno. E vi ritrovo un popolo di analfabeti. Quegli occhi non si dimenticano. Anche allora la gente rideva. Anche allora credevano fosse solo un comico. Allora, Luca Miniero, abbiamo detto grande successo, benvenuti al sud, benvenuti al nord, eccetera, eccetera. Cosa ti ha portato a fare questo film e come mai è così attuale dal tuo punto di vista? Naturalmente il film è un remake di un film tedesco con Hitler. E penso che il rapporto degli italiani con Mussolini è quanto mai attuale. Quindi... attraverso Mussolini volevo raccontare un po' l'Italia di oggi. Ci sono anche delle riprese di reazioni reali, documentaristiche, no? Cosa dicono gli italiani quando fai parlare Mussolini nei suoi temi? Poi lui riporta le sue grandi posizioni. Certo, perché abbiamo portato proprio Mussolini, cioè l'attore travestito da Mussolini, Massimo Popolizio, bravissimo, in Italia, in mezzo alle persone, e le reazioni sono state sorprendenti. Alcune le vedrete nel film, altre non le abbiamo montate. In generale un paese un po' in confusione, in polemica con la politica, con gli extracomunitari come nuovi capri espiatori. Quindi... Io ne ho visto alcune, c'è lui che dice basterebbe un partito solo, uno gli fa sì, al massimo due, poi voglio una dittatura, ma una dittatura libera. Questo è spesso, abbiamo trovato questo tipo di paradosso. Cosa hai capito da queste reazioni? Ho capito che in effetti è poi con quello di cui parla il film, che poi è una polemica, un po' è una critica a tutti i populismi, più che al fascismo come possibilità, ma al populismo come possibilità, il film è una forte denuncia in questo senso. E devo dire che c'è proprio una complicità fra i media, questo almeno il film racconta, e le opinioni della gente, i politici, per in qualche modo creare involontariamente una confusione di italiani che si ritrovano quindi in qualche modo ad avere delle idee che sono quantomeno bizzarre se intervistati così un po'. È un film dove si ride molto, no? Ma si riflette anche un contesto che appunto poi è un misto tra finzione e realtà, è un contesto che risalta. In questo contesto che effetto le fa sentir parlare di razza bianca? Da un po' che non si sentiva parlare di razza, o meglio si sente di solito parlare per gli animali, perché il termine credo sia dispregiativo, quindi è difficile anche commentare questo tipo di cose, che poi nella campagna elettorale si moltiplicano. Mi ricordo quando uscì Benvenuti al Sud, c'era il momento della secessione, anche lì ne spararono di tutti i colori. Sono porci questi romani, fu quel momento lì. Esco sempre durante le campagne elettorali. Dunque, ne abbiamo visto un passaggio del film in cui le persone davanti a questo Mussolini che ritorna, molti ridono, molti scherzano, eppure a un certo punto c'è una signora ebrea sopravvissuta ai lager che ricorda come anche 70 anni fa si ridesse, poi è successo. Sì, è il momento in qualche modo più emozionante del film, è la persona che riconosce in questo che tutti scambiano per un attore, il vero Mussolini, questa è la dimensione surreale del film. Mussolini torna ed è davvero lui. Questa donna lo scopre, lo smaschera e in qualche modo la sua paura è un po' anche la nostra. In che misura, da quello che le ha potuto vedere, il paese ha fatto i conti con la memoria del fascismo? In che misura lo valuta per quello che è stato, una terribile dittatura? No, questo è l'aspetto, devo dire, che più mi ha colpito e c'è una grande distanza, anche nel film, devo dire, nei confronti del fascismo. Il fascismo è uno dei periodi storici della nostra vita, ma non è necessariamente visto come un periodo terribile, un periodo come dittatura. La gente ha un po' superato quel tipo d'approccio, la maggior parte delle accoglienze per strada al nostro Mussolini quasi sempre è stata selfie, saluti,
Quindi diciamo il tema del fascismo mi sembra che un pochino in Italia non sia sentito come naturalmente poteva essere per i nostri padri. Un altro pericolo della nostra politica, di come siamo messi, è che non troviamo mai netto il confine tra comicità e politica, no? Molto spesso il far ridere diventa anche creare consenso immediatamente. Beh, questo devo dire che poi era un po' anche lo stile del Mussolini, no? Del dittatore, anche in tutte le parodie che hanno fatto in qualche modo. Far ridere è importante, ecco, però appunto qui nel film quello che si critica di più è che per trovare consensi non ci può essere altro che la televisione. Quindi il messaggio diventa subito superficiale, populista, urlare per poter in qualche modo, e questo appunto che denuncia il film, riuscire a promettere qualcosa ma la difficoltà di mantenerlo. Sono tornato, Luca Miniero, in bocca al lupo e complimenti per il tuo lavoro. Allora,